Buonasera a tutti dal campo di Sport City. Torna la Cacio e Pepe capolista contro l'Eur City, reduce da quattro sconfitte consecutive. È tutto pronto per questa dodicesima giornata del campionato di Serie A2 della Lega Calcio 8. Possesso Eur City, Possenti pronto sulla fascia, il passaggio è lungo, si avvicina all'area di rigore, l'azione è pericolosa, ma la palla finisce nelle mani del portiere. Il passaggio lungo sulla fascia destra per i giocatori di casa, il retropassaggio al compagno che cerca la porta con un sinistro respinto. Palla tra i piedi di Panella che cerca l'area di rigore con un lancio lungo, il passaggio al limite, il sinistro di prima che finisce sul fondo. Risponde Eur City, avanza verso la metà campo avversaria, l'area in centrocampo e la conclusione. In maglia bianca avanzano i padroni di casa, il passaggio di Beraldi arriva a Migliore che prova da fuori e fa il gol del vantaggio per la Cacio e Pepe che va sull'1-0. È calcio d'angolo per la Cacio e Pepe. Il cross in area, il retropassaggio e il tiro che diventa un assist e segna il raddoppio per la squadra di casa. L'errore a favore di Eur City, ma arriva il fischio dell'arbitro che segna la fine della prima metà di gioco che si conclude sul risultato di 2-0. Salta bene l'avversario Cipriani che crea l'occasione per Eur City, avanza verso la metà campo avversaria, l'assist, il gol mancato. È ancora possesso per le maglie rosse, un lancio lungo che può servire una buona occasione, ma la palla è già nelle mani del portiere. Non si arrende Eur City che allarga il gioco a destra, arriva il compagno sulla fascia che cerca la porta, interviene il portiere, la palla è sul fondo. Possesso dei padroni di casa, il retropassaggio, il tiro dalla tre quarti ma la intercetta bene il portiere. Eur City allarga il gioco sulla fascia destra, il lancio lungo al limite dell'area, il tiro che trova i piedi dell'estremo difensore. Una metà campo quasi libera che permette l'avanzata della Cacio e Pepe e il destro da fuori con il 3-0 per la squadra di casa. L'arbitro decide che finisce qui il match sul campo di Sport City tra Cacio e Pepe ed Eur City con un 3-0 che mantiene in vetta la capolista.